Un altro viaggio della speranza che sarebbe potuto finire male per 195 migranti soccorsi al largo del canale di Sicilia dalla ONG Open Arms e sbarcati a Brindisi alle 8:40 di domenica 6 agosto. Cori e applausi di gioia hanno salutato così l'attracco a Santa Pollinare i 195 migranti a bordo della ONG Open Arms che è attraccata proprio a Brindisi in questa domenica d'agosto. I 136 adulti e 59 minori, di cui 50 non accompagnati, sono stati accolti grazie alla macchina di accoglienza e di soccorso, come sempre messasi in moto grazie al coordinamento della prefettura di Brindisi. È una macchina, come sapete, già collaudata, che però ogni volta necessita di un nuovo coordinamento in relazione alle variabili dello sbarco che abbiamo. Questa volta allo stesso modo abbiamo tenuto una riunione di coordinamento in prefettura. Oltre ai minori, numerose le donne, tra queste una incinta prossima al parto. Le condizioni di salute di tutti sono buone, come assicurato da Antonio Refice, responsabile della protezione civile di Brindisi. Complessivamente le condizioni di salute che ci sono state trasmesse sono buone. Minori sono in tutto 59, 9 sotto i 14 anni di questi 59. Non accompagnati? Non accompagnati dovrebbero essere 50 dai dati che ci sono pervenuti. I migranti di varie nazionalità del Nord Africa saranno ora sistemati nei centri di accoglienza di Puglia e Basilicata. Una parte rimane in Puglia, una parte andrà in Basilicata e una parte in Campania. Come sapete abbiamo 50 minori non accompagnati e poi qualche situazione, insomma qualche donna in stato di gravidanza. Però qui abbiamo due PMA avanzati.